anche se non si tratta dell'inaugurazione ufficiale, credo che il miglior momento di questa ricorrenza del 4 novembre abbia potuto avere questa nuova piazza di Lonato. Mario Bocchio, sindaco di Lonato, ha festeggiato, possiamo dire così, questa ricorrenza portando in anticipo sui tempi la piazza al pubblico, ai cittadini. Ecco, ci sarà l'inaugurazione ufficiale, ma credo che questa di oggi sia un momento molto importante. È un momento molto importante innanzitutto perché è un momento che ricorda l'unità nazionale, che ricorda appunto i sacrifici di quanti sono caduti per dare la possibilità della pace, della libertà e della sussidiarietà tra i popoli. Quindi oggi siamo qui in questa piazza, sì, è la prima vera manifestazione importante che si tiene in una piazza appena finita. Questa piazza doveva essere consegnata entro febbraio, mentre invece vediamo che già a novembre saremo in grado di inaugurarla e quindi aprirla anche al traffico. È una piazza che ai lonatesi è sicuramente molto cara perché è il cuore pulsante appunto della nostra cittadina e fa parte di un percorso di recupero da tutto il centro storico. Siamo partiti con piazza Matteotti, poi via Tarello, poi piazza Martiri, piazza Vittorio Emanuele per arrivare a piazza Martiri della Libertà, che è appunto la piazza principale della nostra amministrazione. Ecco, io sono convinto che questo sia il primo passo verso il recupero di un centro che è un bellissimo centro, uno dei più bei centri storici proprio della città di Lonato del Garda. Se vogliamo credere che la vivibilità, il cosiddetto turismo che molti oltre stanno speculando quasi che i turisti dovessero capitare qui, quel caso è invece dare il senso della vivibilità, il senso della tranquillità e il recupero ovviamente dei nostri valori. La piazza, via Tarello, sarà poi in futuro Corso Garibaldi, di fatto il centro per i nostri commercianti, per i nostri cittadini, vuol dire ridare vitalità, ridare economia, ridare commercio e riportare la gente soprattutto in piazza, cosa che ultimamente vedevamo poco. Un rimpianto, un po' il fatto che la vedremo ancora col traffico, però perlomeno il centro verrà goduto come vivibile e completato l'arredamento. Sindaco, due cose sono rimaste immutate, anzi il monumento che abbiamo alle nostre spalle è stato rispolverato, riportato a quello che era un tempo. L'altro monumento, quello alla colonna veneta, sono rimasti al loro posto. Questi sono due simboli per il comune, per tutto. Sicuramente. Il monumento oggi è stato pulito, ristilizzato. Vediamo la nostra banda oltretutto che sta passando e qui questa mattina c'erano tutti quanti, il massimo degli elementi che hanno. Il nostro monumento è stato, dicevo, messo a posto, ripulito il più possibile. Avevamo quelle due palme che non andavano più bene, due piccoli cipressini, e un modo credo significativo di ricordare quanti sono caduti. Ovviamente la colonna veneta, in accordo con la sovrintendenza, ha mantenuto il posto, anche se mi si dice che all'origine nella vecchia piazza non fosse lì, però oggi è in quella posizione, è stato mantenuto, è stato valorizzato il piedestallo e quindi anche in questo caso è stata data la storicità e mantenuta quella che era la storicità lonatese dei due principali monumenti della piazza. Io per la verità il monumento dei caduti l'avrei preferito vedere, perché è inutile che ci giriamo intorno, nei piazza Martiri e piazza Vittorio Emanuele, perché in questo modo avremmo lasciato libero anche questo tratto e sarebbe stata una piazza dedicata al monumento. La sovrintendenza l'ha preferito tenere qui, per noi va benissimo e l'abbiamo ristrutturato in questa posizione.